Oggi sarebbe il 59esimo compleanno di Evandro della Serra, ovvero Gigi, Luigi Digito, per chi l'ha conosciuto fin da bambino. Sono ormai 4 anni che manca e in questo tempo spesso mi sono chiesta: ma cosa avrebbe scritto ancora? Su cosa avrebbe ironizzato, filosofeggiato, soprattutto in questi ultimi tempi così particolari? E proprio ieri sera mi è capitato in mano un suo scritto dal titolo Le corazze, che sembra proprio la giusta risposta a questa mia domanda. E ora la voglio condividere con voi. Dice così: la paura fa paura, non c'è nulla da fare. È un cane mandato dal destino che morde quando sente la paura nell'altro, e l'altro inevitabilmente siamo noi. La paura però fa da carburante al motore del potere, per questo viene somministrata dai media con generosità. Un popolo di individui paurosi accetta molto meglio ogni sottrazione di libertà. È un tempo, il nostro, dove ogni giorno dobbiamo scegliere nel bivio tra libertà e angoscia. Quale strada scegliere che non sia l'angoscia paralizzante, senza passare per strade secondarie come il timore o l'apprensione, che comunque porterebbero a una soluzione? Pochi sono quelli che amano le passeggiate in montagna, altri, per paura delle vipere, rimangono in città, esposti ai suoi veleni, o nel chiuso delle loro case, così, così rassicuranti, come una cella di isolamento in prigione. E questo a me fa molta più paura delle vipere. Evandro della Serra, da Existence 2015. Auguri, Gigi.